Roma, Piazza Navona, la chiesa di Sant'Agnese. Per il matrimonio di Olimpia Aldobrandini, che ne aveva il possesso, il quadro La fuga in Egitto di Caravaggio finì nelle collezioni dei Pamphili, che erano i proprietari di questa chiesa e di questo palazzo. L'opera veniva chiamata allora La Madonna in Egitto, perché al centro c'è la Madonna. L'angelo divide a metà la scena. L'angelo è un nudo meraviglioso con un panneggio bianco. Sulla sinistra Giuseppe è un servitore, come ha liberato il bambino e sua madre dalla persecuzione di Erode, così ora regge uno spartito. L'angelo suona una ninna nanna. Una ninna nanna perché la Madonna e il bambino sulla destra stanno dormendo. Ma un particolare colto ci fa capire la raffinatezza del pensiero dell'opera. Due studiosi italiani, Trinchieri, Camiz e Zino, hanno scoperto che il manoscritto tenuto da Giuseppe è un mottetto reale dei primi del Cinquecento composto da Noël Baudevin. È un mottetto sulle parole del Cantico dei Cantici, Quam pulcra es. Si vede ancora la Q dipinta da Caravaggio e lo sposo che dice alla sposa quanto sei bella. E si vede anche una V, veni diletta mia, e lo sposo che dice alla sposa vieni mia diletta. E qui l'amore dell'uomo e della donna è chiaramente l'amore di Dio e del suo popolo. Caravaggio aderisce a questa lettura spirituale, allegorica. Dio è rappresentato dal bambino che dorme. La genialità di Caravaggio è di ambientare quest'opera non nei canneti del Nilo, ma nella campagna romana. Si vede il Tevere, si vede un Tasso, si vede una Quercia. Siamo in quella Roma che Caravaggio amava. Fra i suoi beni noi sappiamo che si trovava una chitarra e una violina. Non sappiamo se le sapesse suonare, ma certamente con il Quam pulcra es rende un omaggio alla musica che è complementare alla sua pittura nel toccare il cuore degli uomini. Thank you.